Dopo la provincia di Trapani e di Siracusa, è la provincia di Agrigento ad ospitare la terza conferenza di sistema di Confcommercio Sicilia. Qui a Sciacca, al Verdura Resort, una location meravigliosa che si sposa benissimo con il tema scelto da Confcommercio, ovvero la centralità della Sicilia nel Mediterraneo. Siamo con il presidente provinciale di Confcommercio, Giuseppe Caruana. Presidente, quale migliore location se non questa per ospitare la terza conferenza di sistema regionale? Beh, direi che tra l'altro è un segnale tangibile e concreto che Confcommercio Sicilia ha voluto dare al nostro territorio, alla provincia di Agrigento, anche in funzione di quello che avverrà con Agrigento Capitale della Cultura 2025. Cominciamo, diciamo, a marcare il territorio e anche a proporre una serie di iniziative importanti che riguardano il nostro comparto. Naturalmente sarà l'occasione per poter fare un po' il punto su tutto quello che è, diciamo, il nostro comparto, il comparto allargato alle imprese in generale. Confcommercio oggi è davvero capace di poter rappresentare un ampio raggio di tutte quelle che sono le attività produttive, dalla produzione ai servizi, dal retail al turismo. Sono tutte diciamo, cose che assieme formano davvero una proposta che vogliamo dare al meglio. Analizzeremo quelle che sono le criticità da un lato e quelle che sono le buone pratiche dall'altro, per cercare, diciamo, di avere un indirizzo comune e guardare con diciamo, un migliore ottimismo a quello che rappresentiamo e quello che rappresenterà il nostro territorio e la provincia di Agrigento, in particolare in questo caso, che si pone come, diciamo, luogo di incontro tra istituzioni, quindi politica e corpo intermedio. Ecco, dicevamo la Sicilia al centro del Mediterraneo, in che modo Confcommercio può contribuire perché questo avvenga? Beh, sicuramente può dare un contributo importante, lo sta già facendo anche attraverso una serie di protocolli e di accordi che vengono sottoscritti. Uno tra tutti, tra gli ultimi, è quello con la Fondazione del Turismo Maltese, che ha all'interno del proprio organismo una serie di stakeholder importanti, ma soprattutto anche di rappresentanza, diciamo, dell'area mediterranea. Confcommercio Sicilia ha siglato un accordo, è stato presentato anche in quel di Roma per avviare e intensificare quelli che sono gli scambi commerciali fondamentali anche con questa parte del Mediterraneo, con Malta in particolare. E soprattutto vogliamo focalizzare il fatto che, essendo in una posizione strategica per il Mediterraneo, quale migliore occasione per poter, diciamo, incentrare all'interno della nostra regione tutta una serie di condizioni che possono essere da pungolo e da, diciamo, leitmotiv per poter avere quello che noi, che la nostra terra si merita, cioè uno sviluppo commerciale e imprenditoriale di alto livello. Tra molto è previsto anche il suo intervento in queste 24 ore qui al Verdura Resort. Le tocca anche fare gli onori di casa, dare il benvenuto a tutti. Sì, hanno presenti le massime autorità regionali e provinciali, e quindi daremo loro il benvenuto nella nostra provincia, in questo luogo davvero straordinario, e cercheremo anche attraverso il loro contributo, perché la sinergia di Confcommercio con le istituzioni è uno dei punti fondanti e fondamentali del nostro percorso anche all'interno diciamo, della nostra associazione. Attraverso questo cercheremo di dare anche un contributo per poter guardare agli aspetti del territorio che magari possono essere un po' più critici e che possono essere migliorati anche attraverso le proposte che verranno durante questi incontri. Con il direttore di Confcommercio Sicilia, organizzare un evento di questo tipo, la terza conferenza di sistema, è stato comunque abbastanza impegnativo. Sì, senza dubbio. Noi siamo alla terza esperienza, abbiamo già fatto un'esperienza a Marsala. Poi abbiamo fatto la seconda a Siracusa, oggi ci troviamo a Sciacca. C'è un motivo, perché siamo anche in procinto di iniziare i lavori per la Città della Cultura che sarà in questo territorio, e quindi gradivamo dare un segnale forte alla Sicilia, essere qui presenti nella provincia di Agrigento. La nostra conferenza ha due momenti particolari. Uno è un momento tecnico dedicato ai direttori, dedicato ai dipendenti,
dove faremo il focus sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro, andremo a parlare di internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese. Domani invece il momento è politico, perché abbiamo immaginato di far diventare la Sicilia dal sud dell'Europa al nord del Mediterraneo, e quindi attorno alla Sicilia ruota un rilancio della nostra terra per diventare partner dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sia per tutto quello che riguarda gli aspetti turistici che quelli logistici. Direttore, possiamo dare qualche numero su quanti sono presenti, quante province sono rappresentate e quanti sono presenti qui in queste 24 ore? Le province sono tutte presenti, quindi noi abbiamo qua i direttori e abbiamo qua tutti i dipendenti di tutte le Confcommercio territoriali e di tutte le società di servizi. Sono presenti anche tutte le rappresentanze politiche e abbiamo relatori di altissimo spessore, esperti internazionali che ci parleranno di turismo, che ci parleranno di infrastrutture, per porre poi la domanda ai politici che saranno presenti domani su cosa vogliono fare o se la Sicilia debba sempre restare al palo come è stato fino adesso. L'occasione è anche propizia per fare il punto della situazione. Confcommercio in Sicilia oggi che cosa rappresenta? Beh, Confcommercio è la più importante organizzazione datoriale. Abbiamo al nostro interno micro aziende, ma arriviamo ad avere anche i grossi gruppi appartenenti alla grande distribuzione. Quindi oggi noi praticamente vantiamo il primato per essere la più importante organizzazione datoriale del territorio.